Povero Inzaghi, mi dispiace tantissimo. Io ormai a Simone Inzaghi voglio un mondo di bene, lo stimo tantissimo, e mi dispiace tanto anche a livello umano che lui sia caduto in una trappola. In una trappola. Adesso vi spiego cosa sia successo. Secondo me, ripeto, mi dispiace tantissimo per lui. Innanzitutto, però, c'è da dire, prima di spiegarmi il mio ragionamento, c'è da dire che l'Inter palesemente non ci ha neanche provato seriamente di raggiungere il primo posto, di chiudere questo girone da capolista. Se tu in due partite contro Benfica e adesso stasera contro la Real Sociedad non ci provi neanche a vincerne una, ma provarci veramente a tutti i costi, allora è ovvio che ormai le tue priorità sono altre. Questo innanzitutto mi dispiace, perché io avrei voluto evitare Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Barcellona, squadroni. Io non penso che alla fine sia una grande differenza se tu adesso dici vabbè, adesso abbiamo risparmiato un po' di energie, ma poi devi giocare contro questi squadroni che secondo me ti portano via una marea di energie. Secondo me sarebbe stato magari anche meglio, anche a livello di energie fisiche, di beccare una squadra un po' inferiore, magari chiuderla già all'andata e magari nel ritorno, nel secondo tempo, potersela godere. Io la penso così. Tra l'altro, io sono sempre dell'opinione che vincere aiuta a vincere, avere un petto largo, tutto poi funziona in maniera più semplice, perciò io non lo reputo adesso una cosa così intelligente a livello di gestione fisica per vincere questo campionato. Non penso che per vincere il campionato sia stato adesso necessario diventare secondo in questo girone. Io invece penso, questo è davvero la mia opinione, che Inzaghi abbia sofferto un po' troppo la pressione psicologica dall'interno. Sono sincero con voi, io conosco tantissimi fratelli nerazzurri a cui tanto voglio bene, spesso abbiamo avuto anche discussioni molto accese, però perché ho notato che tanta gente ha criticato Inzaghi in una maniera pazzesca, cioè veramente una maniera quasi violenta, cioè tante critiche verso Inzaghi perché non ha vinto questo famoso scudetto dove il Milan per un pelo l'ha vinto, e tanta gente fino ad oggi mi dice sempre: Inzaghi può raggiungere 10 finali di Champions League, può vincere tutte le coppette, come le definiscono loro, Coppa Italia, Supercoppa, queste cose qui, finché non vince lo scudetto è un fallito, non vale nulla, non è un buon allenatore. Io non la penso così, perché secondo me Inzaghi il suo valore finora l'ha mostrato, valorizzando veramente alla grande quello che lui ha a disposizione. Ricordiamoci che nella scorsa partita abbiamo detto che l'Inter gioca il calcio più bello in Europa. Adesso non possiamo cambiare come una bandiera al vento, cioè dobbiamo essere anche un po' coerenti. Il lavoro di Inzaghi è impressionante, però siccome questa pressione, l'ambiente Inter c'è, finché Inzaghi non vince questo scudetto tutto il resto, tutto quello che lui ha fatto è secondario, deve vincere lo scudetto. Allora amici, anch'io ci tengo tantissimo a vincere questo scudetto, una cosa non esclude l'altra. Io adesso non lo giudico solo per quello, soprattutto c'è anche da dire che in quel famoso anno dove Inzaghi purtroppo con l'Inter è diventato secondo, il Milan l'ultimo secondo ha vinto lo scudetto, a livello di expected points l'Inter aveva fatto meglio rispetto all'annata con Conte, l'Inter aveva creato di più, cioè a livello statistico l'Inter doveva fare più punti rispetto all'anno con Antonio Conte, perciò alla fine veramente i dettagli hanno fatto la differenza, Radu, qualche errore individuale, qualche sfortuna. Noi sappiamo che il calcio è fatto di episodi, se tu perdi il campionato per due punti, per degli episodi, per qualche sfortuna, non è la colpa dell'allenatore. Non è la colpa dell'allenatore, perciò a me dispiace veramente che lui palesemente soffre questa pressione e secondo me lui adesso psicologicamente pensa: io devo solo vincere lo scudetto, massima concentrazione solo su quel obiettivo, se no non mi arriverà la stima vera, soprattutto la stima a lungo termine da parte del popolo nerazzurro. Questo mi dispiace perché secondo me non ha molto senso un ragionamento del genere. Ripeto, secondo me
una partita fra Benfica e Real Sociedad, potevamo vincerla. Siamo l'Inter, non siamo una piccola squadretta. Un turnover così esagerato nella scorsa partita non lo dovevi fare, e per questo motivo a me dispiace veramente. Io questo girone avrei davvero voluto chiuderlo da capolista. La Real Sociedad è una bella squadra, però è sesta in Spagna, e oggi io vi giuro, se adesso non avessi avuto in mente la classifica, io sapevo che non bastasse un pareggio. Noi lo sapevamo, perché siamo fanatici di Inter, viviamo di Inter, l'Inter per noi è tutto, siamo tifosi, noi queste cose li sappiamo, ma un spettatore neutrale che stasera ha visto questa partita, che non conosceva la classifica, secondo voi sapeva che l'Inter fosse stata la squadra fin dal primo minuto a dover vincere, a dover creare palle gol? Secondo me no, secondo me c'era un lungo periodo, Real Sociedad 80% possesso di palla, eccetera, dove tu dicevi Real Sociedad è la squadra che deve creare, che deve vincere, invece eravamo noi. Poi tu dici, va bene, questa tattica ci può stare nel primo tempo, andare un po' sulla sicurezza e poi sperare nel secondo tempo di poter fare meglio, ma anche nel secondo tempo poi alla fine la Real Sociedad si è abbassata anche lei, perché per loro bastava questo pareggio. Ma lì io mi aspettavo veramente un Inter che andava all in, che ci provava veramente, e non ho mai visto un Inter veramente provarci, e questo secondo me è colpa di questa grande ingiustizia, verso Simone Inzaghi. Perciò ripeto, non è una critica verso il mister, è più una autocritica. Non è una critica verso il mister, è più una autocritica verso di noi. Secondo me abbiamo fatto troppa pressione sul mister, e io ripeto, non lo giudico solamente per quei due punti lì che mancavano per il Milan. Il suo lavoro è troppo complesso, è troppo bello vedere come lui sia veramente riuscito a creare così tanti automatismi, un sistema che funziona, un Inter che può, se vuole, può giocare a calcio. Perciò io non sono d'accordo con questa ingiustizia. Nonostante ciò, c'è da dire che noi siamo una squadra che sa giocare a calcio, e nonostante ciò nel primo tempo, anche se loro avevano 80% di possesso di palla, la più grande occasione l'abbiamo avuto noi al 37esimo minuto, tiro di Mkhitaryan bloccato sulla linea. Quello che invece mi ha deluso è stato realmente il secondo tempo. Mi aspettavo veramente di più, a tratti è stata davvero una partita brutta. Dispiace per tanti fratelli nerazzurri che hanno fatto viaggi lunghissimi per andare a San Siro e vedere, anzi di non vedere, un Inter che ci prova realmente. Vergognoso reputo la simulazione da parte di Kubo al minuto 74, perché io penso, se c'è un contatto minimo, un contatto leggero, ok, nel calcio purtroppo ci provano tutti di buttarsi, di cadere in maniera un po' esagerata, ma se non c'è neanche un contatto, e tu sai che con il VAR hanno ormai telecamere davvero ovunque, non c'è un minimo contatto e tu voli così, ma non solo. Poi vai pure a fare lancè con il compagno, a farti festeggiare, ah io sono grande, io sono riuscito a recuperare questo rigore, fai davvero una bruttissima figura. A me dispiace soprattutto sempre per giocatori che sono forti, perché giocatori mediocri uno dice vabbè, hanno bisogno di fare queste cose, ma uno come lui, Kubo, lo reputo davvero un grandissimo giocatore, veramente una specie di Messi giapponese, c'ha un piede sinistro meraviglioso. Poca roba ha reso un secondo tempo ancora più brutto del dovuto. Allora, tutto sommato, non è un dramma, amici, sono sempre orgoglioso della mia Inter, che sta giocando una stagione mostruosa, sta facendo un campionato incredibile, però, ripeto, in conclusione, da finalista di Champions League, ma non solo, da FC Internazionale Milano, vincerne una tra Benfica e Real Sociedad, almeno dovevi provarci. Non vince neanche una tra Benfica e Real Sociedad, e nemmeno provarci invece è una delusione contro una Real Sociedad stasera sesta nel campionato spagnolo, a meno 12 punti dalla capolista. Mi aspettavo sinceramente qualcosa in più.
Fatemi sapere un po' la vostra opinione sotto i commenti, riguardante soprattutto anche il nostro mister. Secondo voi ha fatto bene a gestire la squadra in questa maniera? È stato giustificato secondo voi questo turnover anche così esagerato contro il Benfica, dove abbiamo preso 3 gol da Gio Mario? Ragazzi, mi sto vergognando ancora un po' adesso. Oppure dite no, è giusto, massima concentrazione solo sul campionato. Però ripeto, io anche se voglio concentrarmi solo sul campionato, non è che adesso siamo usciti dalla Champions League, Non è che adesso andiamo veramente a risparmiare energie, siamo come la Juventus che non ha le coppe. Noi siamo qualificati, Eravamo già qualificati. L'una delle differenze è che potevi magari giocare contro una squadra più piccola, più abbordabile. Invece così dovrai fare 2 partitoni. E contro una squadra più piccola tu magari puoi anche fare un pizzico di turnover. Però onestamente contro Bayern, Real Madrid, queste partite così sarebbe un insulto al calcio. Un insulto al calcio, un insulto al nostro sport fare minimamente turnover. Perciò secondo me questa scelta di non provarci neanche deriva dall'insicurezza di Inzaghi e non è così intelligente. Non è che secondo me a causa di questa scelta noi adesso faremo molto meglio in campionato, come se avessimo onorato queste ultime 2 partite. La mia personale opinione, adesso aspetto la vostra. Comunque vada, sempre e solo forza Inter. Ciao ragazzi.